quotidien. Oltre ogni mistero e prova della vita troviamo un Dio più grande che ci ispira, ci incoraggia e a volte ci provoca. Ciao, io sono Christian Nani e questo è il podcast Fede Pericolosa. Essere vicari della sofferenza di Cristo non significa essere liberati dalla sofferenza del mondo, ma piuttosto essere liberati per la sofferenza del mondo. Mi scombussola sempre questa dichiarazione di Gardner. Non sono poche le persone che si sono allontanate dalla fede durante questa pandemia. Una delle ragioni è che la fede cristiana non ha offerto loro rimedi utili per vivere meglio questa epoca complessa. Sembra che in loro manchi proprio una visione del futuro eterno, o meglio, la speranza del cielo, e tutto si concluda qui, su questa terra. Ho avuto il privilegio di diventare amico di Heavu, la nonnina d'acciaio, come l'abbiamo soprannominata in porte aperte. Ha sopravvissuto ad un campo di prigionia nordcoreano, dove nelle latrine, l'unico posto dove le guardie non avevano il coraggio di entrare visto il lezzo nauseabondo, aveva messo insieme una microchiesa composta da 6 temerarie cristiane che tra stenti, violenze e condizioni inumane si incontravano per lodare Dio. Ciò che mi ammaliava di lei è che finiva sempre per parlare della gloria celeste, del futuro con Dio, della speranza del cielo. Secondo alcuni missiologi, la ragione principale del fallimento di molti missionari non è il cuore indurito dei non raggiunti, ma la mancanza di preparazione dei missionari alla sofferenza. È una prova durissima la sofferenza, specie se coinvolge familiari e figli a causa delle proprie scelte di fede. Qualsiasi veterano dal campo missionario vi dirà che la speranza del cielo, gli occhi puntati sul futuro celeste, sono una risorsa potente in ogni prova e sofferenza. L'Apostolo Paolo contrapponeva alla nostra momentanea e leggera afflizione un sempre più grande e smisurato peso eterno di gloria, lui che aveva una lunga lista di sofferenze al suo attivo. E poteva dire che erano momentanee solo perché i suoi occhi erano puntati sull'eternità. La speranza del cielo ci ricorda ciò che è temporaneo e ciò che è eterno. La speranza del cielo ci aiuta a soffrire bene, perché i nostri occhi sono fissi su quel giorno che verrà più che sull'oggi.